Ciao a tutti, bentornati o ben arrivati per la prima volta qui su Glitter Sensor. Come sempre un caro saluto da Monica, un bacione. Per prima cosa voglio ringraziare le persone che si stanno iscrivendo in questi giorni al canale e anche chi mi lascia sempre dei commenti tanto carini. Ci sono delle persone con cui ho legato anche tramite Instagram e sono molto contenta, insomma, ecco. Allora, un Get Ready With Me parziale, nel senso che io ho già fatto la mia base e vi mostro subito come. E ho deciso di fare qualche video in cui mi trucco per stare in casa, perché ricordiamoci che dobbiamo stare a casa, ma lo faccio per due motivi. Allora, intanto per sperimentare nuovi trucchi. Scusate, la ficiola! È sempre il solito, lui vuole fare protagonista, vorrebbe forse truccarsi anche lui, vai a fare in giretto, dai. Allora, dicevo che lo faccio per due motivi, sia perché così sperimento nuovi make-up, anche con delle palettine che ancora non ho utilizzato, ma anche mi serve per essere poi in ordine per girare delle altre tipologie di video. Quindi ho pensato, insomma, di fare anche un Get Ready With Me, perché voglio provare questa palette, che non ho ancora mai provato, che è di Revolution e della Carmi e che non ho comprato sul sito, ma l'ho comprata da una ragazza su Instagram assieme all'altra palette che vi ho fatto vedere nel trucco, quello per l'occhio cadente, quindi la Kat Von D, e le ho acquistate da lei e vi lascio il link al suo canale qua sotto e anche il link al suo profilo Instagram. Allora, questo è il pack interno della palette, come vedete bella glitterata, un bel verde. E questi sono i colori. Aspettate che mi è volato via il foglietto. Comunque, vabbè. Questi qui sono i colori. Alcuni sono shimmer, alcuni sono opachi, sono matte. E vediamo un attimo, mi metto gli occhiali così vi dico, perché non ho deciso che trucco fare, lo sto improvvisando adesso. Vediamo. Allora, come colore di transizione vado a mettere questo qui, che si chiama Free Hugs. Ok. Utilizzo lo specchio della palette stessa, spero che sempre si veda tutto bene. Allora vado e incomincio. E vado a fare la mia, a colorare la mia piega. Ho scordato di fare una cosa, perché altrimenti i capelli mi danno fastidio. Tra l'altro ho dei capelli stranissimi che hanno preso una strana piega qui su tutti i piatti. Ci avrò dormito sopra, non lo so, ma metto un cerchietto perché così non mi danno fastidio. Allora. Ecco, qui vado sempre a prendere un pennello da sfumatura. E cerco sempre di sfumare il più possibile. Ok, faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, adesso vado a scurire questa parte qui con questo colore qua e vado a creare un po' di ombreggiatura lì. Adesso voglio andare a utilizzare dei toni sul verde, quindi utilizzerò Self Made, che è questa, e la utilizzo con il dito. Nella parte adesso più interna invece voglio provare ad utilizzare Honesty, che è questo giallino qui, che è leggermente shimmer, sempre con il dito, e lo vado proprio a depositare alla fine dell'occhio, lo faccio incontrare con il verde di prima.
Pulisco un attimo questo pennello, scusate, da sfumatura e vado a sfumare lì dove si uniscono, in modo che non ci sia uno stacco netto. Ok. E poi vado a rifinire anche la sfumatura del resto dell'occhio. Sulla parte finale, qui dove ho messo il colore di prima scuro, vado ad aggiungere con un pennello piccolino, vediamo un pennello tipo questo, piatto, vado ad aggiungere questo colore qui, questo, che è un grigio verde scuro, ne prelevo poco e vado a rifinire proprio la parte finale per dargli un po' di intensità in più. Qui spero che si veda. Adesso vado, spengo un attimo perché vado a mettere la matita. Eccomi qui, ho messo la matita e l'ho messa anche nella rima sotto e adesso la vado a sfumare con questa matita. Sì, scusate, con questo pennello. Lo tiro un po' sempre verso l'angolo esterno dell'occhio, la faccio proprio uscire come se la linea della mia rima inferiore continuasse. Allora, vi chiedo scusa che ho dovuto interrompere un attimo perché sono dovuta andare di là dai miei figli, ma spero di riprendere dal punto giusto. Allora, stavo dicendo che avevo messo la matita e l'ho messa anche sotto e con questo pennello la stavo tirando verso l'angolo esterno dell'occhio, così l'impressione è che l'occhio vada in su. Ecco qui, e adesso ci metto il mascara, sempre questo di Wet n Wild, preso da Sirene Blu. Quindi vado di mascara, ne metto tanto. Ecco qui. E adesso mettiamo il rossetto, matita rossetto. Come matita voglio mettere la Vino di Neve Cosmetics e come rossetto la colorazione numero 5 di Essence Linea Color Up, che è un cremoso di questo colore qui. Quindi prima la matita e poi il rossetto. Bellissimo questo rossetto e adesso il contouring che non ho ancora fatto, oggi faccio tutto un po' al contrario e con la Pink Romance di Astra vado a fare il contouring con questo qui che è la cialda più scura, quindi sotto lo zigomo vado a scurire un pochino. E anche dall'altra parte. Molto bella questa palette Pink Romance, ha dei bellissimi colori, le tonalità sono fredde. E il blush lo prendo sempre da questa palette, questo qui, aspettate, questo qui in cima. Oggi sono un po' tutta in confusione, ma non sono ben organizzata come al solito. Sarà la quarantena. Ecco qui. Facciamo delle belle guanciotte rosse, visto che non possiamo stare fuori all'aria aperta, facciamo finta. E infine un tocco di illuminante, sempre da questa palettina, eccolo qui, questo qui molto molto bello. Lo deposito un po' qui, lo sfumo e un ultimo tocco, anche qui. Ed ecco qui il look finito. Mi levo il cerchietto anche se ho l'impressione di stare meglio col cerchietto oggi perché ho dei capelli che non si possono guardare.
Ed ecco, questo è il trucco finito per andare in sala a guardare la televisione. In realtà adesso mi metto a registrare un altro video molto più interessante e che vedrete prima di questo qua. Quindi adesso io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per avermi seguito, scusate se sono stata un po' confusionaria, un po' pasticciona oggi. E niente, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di supportarmi iscrivendomi al canale e di cliccare un pollicione in su. Se attivate la campanellina riceverete le notifiche per i prossimi video. Vi mando come sempre un grande bacione. Ciao!